Buonasera a tutti, in attesa che si collega qualcuno, io sono qui, tra poco arriverà la notifica, inizieranno a collegarsi le persone e inizieremo. Chissà chi sarà il primo. Maria Teresa, ben arrivata. Helen, Marta. Claudia, saluto tutti. Tanto grazie per essere qui. Ehi, Valeriano, carissimo, mi sentite bene? Mi vedete bene? Dite se mi sentite e mi vedete bene. Ermanno, carissimo, quanto tempo. Serena. Ciao, Anna Maria. Ciao. Ciao, Simona. Ciao, Martina. Ehi, Lorenza. Buonasera a tutti. Ragazzi, mi sentite e mi vedete bene? Mi date la conferma che mi sentite e mi vedete bene? Perfetto. Ciao Chiara. Ciao Dorina. Allora, dai, iniziamo, che in attesa che si collegano tutti, io inizio, diciamo, con la diretta. Ciao Marianna. Allora, intanto benvenuti, benvenuti, grazie a tutti quelli che sono qui e che stasera mi ascoltano su questo tema, visto che ho deciso di fare questo video perché mi è stata chiesta da una ragazza, che tra l'altro vedo che si è appena collegata, che è Monica, mi ha fatto una domanda su, diciamo, come si sviluppano i talenti, i propri doni, e per cui ho deciso di fare questa diretta, stasera per far rispondere a questa domanda. Tra l'altro, Monica, ti ringrazio tantissimo per la domanda, perché mentre pensavo a quali sono le prossime dirette che volevo fare, diciamo, il tuo suggerimento è stato molto utile, perché effettivamente mi hai un po'... Oh, Tania, ben arrivata. Dicevo, mi hai un po' illuminato, nel senso che effettivamente tra le varie dirette e i temi che ho pensato di parlare, non avevo pensato a quello dei talenti. Quando me l'hai detto, mi sono dato la classica botta in testa e ho detto: cavolaccio, ma perché non ci ho pensato a parlare di questo argomento? Perché effettivamente, per chi mi conosce bene, e magari qualcuno di voi mi conosce, ma non tutti effettivamente, perché qualcuno magari mi conosce da poco, tanto saluto Arianna, Daniele, Stefania, insomma, Flora, tutte queste persone sono collegate adesso. Cioè, per chi mi conosce bene, per quelli che invece non mi conoscono, mi stanno per conoscere, vi presento un attimo e vi spiego perché, insomma, questo tema è molto rilevante con un po' il tipo di vita che faccio e perché ne parlo. Allora, per chi non mi conosce, io sono Jimmy Fascina, mi occupo di ipnosi, quindi sono un ipnologo, di cartomanzia, quindi sono un cartomante, sono un coach professionista, un preparatore mentale per sportivi e un parapsicologo. Poi mi interesso anche di fiori di Bach. Insomma, recentemente l'ho fatto, iniziato a fare anche pubblicamente, e anche tante altre cose che non vi dico, per esempio scrittura, fotografia, sono anche fotografo, però insomma, non per farvi un lungo elenco palloso. Per cui, insomma, quando Monica mi ha fatto la domanda sul talento, mi ha illuminato, perché ho detto: cavolo, ma effettivamente io ho più di un talento, e chi mi conosce sa che ho sviluppato più di un talento. E tra l'altro, una cosa che mi colpisce sempre, e spesso me lo chiedo, perché praticamente quasi nessuno mi chiede come ho fatto a sviluppare più del mio talento. Come ho fatto? Me lo chiedeva quasi nessuno. È una cosa che effettivamente, quando ci penso, dico: però è strano, non me l'ha mai chiesto nessuno. Per cui, visto che ho passato, devo dire, una gran parte, diciamo, della mia vita a sviluppare i miei talenti, e non ho sicuramente finito, perché insomma, se non voglio, sono ancora qui sulla terra, per cui c'ho ancora della vita da spendere per coltivare le cose che mi attirano, che magari in futuro scoprirò che mi piacciono. Per cui, insomma, penso che questo possa essere qualcosa in cui effettivamente io posso parlare. Per cui, dopo che Monica mi ha fatto questa domanda, mi sono, diciamo, preso questo spunto per ragionarci nel weekend, preparare un po', questa, ciao Chiara, questa diretta. Grazie Dorina per preparare questa diretta, sperando che possa essere utile a alcuni di voi. Per cui stasera parliamo del talento. Direi che sono collegate parecchie persone, per cui, e mi sono anche introdotto. Sì, vabbè, se è un maestro asceso, io al massimo posso essere un maestro ascello, con le ascelle, non asceso.
cioè, o al massimo avrò qualche ascesso sul corpo. Dai, su, su, non accarezzare il mio ego citando il film. Oddio, qual era il film? Oddio, non mi ricordo più il titolo. Credo fosse Venere in pelliccia, però adesso mi viene il dubbio. Vabbè, no, non era Venere in pelliccia, ma un altro film. Allora, dai, bando alle ciance perché sto chiacchierando anche troppo. Allora, parliamo dei talenti. Allora, come faremo a parlare di talenti stasera? Fondamentalmente, ciao Francesco, ben arrivato e tutti gli altri. Stasera parlerò un po' dei talenti, quindi come al solito, dalle solite dirette. Ciao Mari, vi parlerò del tema appunto della serata per un po', poi magari ogni tanto mi interrompo per prendere fiato, fare una pausa, eccetera. Poi in quel caso magari potete farmi anche qualche domanda. Poi a un certo punto, diciamo, arrivato proprio a conclusione dell'argomento, grazie Chiara, spero di esserlo. Dicevo, arrivato alla fine dell'argomento, magari vi fate delle domande, insomma, spero sull'argomento della serata e non come altre volte, magari passando ad altri temi. Però diciamo che l'argomento sarà abbastanza trasversale, per cui ci sarà occasione anche di parlare di altre cose, insomma. Ok? Quindi più o meno questo. Prima però di parlare dei talenti, del talento, dello sviluppo dei talenti, volevo dire una cosa, volevo ringraziare tutti quelli che in questi giorni mi hanno scritto privatamente per ringraziarmi, insomma, del fatto che faccio dirette, delle informazioni che do, del fatto che almeno così mi dicono li sto aiutando, e le altre persone che mi hanno scritto anche pubblicamente dei ringraziamenti. Insomma, anche sulla mia bacheca, nei commenti, eccetera. Guarda, sono io che ringrazio voi, vi ringrazio profondamente perché mi state dando comunque la possibilità di parlare, appunto, di sviluppare un mio talento, di sviluppare un mio talento che è quello comunque di trasmettere le cose, di tra virgolette insegnare, diciamo, anche se non è che insegno, vi trasmetto più che altro la mia esperienza, perché alla fine cerco di parlarvi della mia esperienza e di quello posso parlare. Per cui io vi ringrazio che mi seguite e che, insomma, siete qui a seguire la diretta. Ok, dai, partiamo perché ho parlato anche troppo, però ci tenevo a ringraziare insomma le persone. Allora, il tema è quello dei talenti. So che è un tema che interessa molti, lo sviluppo del talento, come si sviluppa, come si coltiva, come si capisce che cosa è un talento. Chiaramente in questa serata non è che possiamo rispondere a tutte queste domande perché, cioè, è un argomento molto complesso che tocca tante cose, per cui cercherò nei limiti del possibile di darvi un po' di idee, di informazioni, anche di stimoli, sperando che vi possa essere utile. Mi sono preso un po' di appunti perché le cose che vi devo dire sono parecchie. Allora, vediamo un attimo. Prima di tutto partiamo dalla domanda base. In realtà sarebbero due. La domanda base è, vabbè, uno come sviluppo e come lascio un talento, o come scopro che ce l'ho. La seconda domanda è, ma sto talento, o questi talenti, perché non è detto che l'abbiamo uno solo, ci si nasce, o diciamo si coltivano, perché è una domanda molto interessante. Chiaramente io non ho la risposta definitiva a queste domande perché sono oggetto di studio di tante discipline. Una delle ultime cose che ho letto, per esempio, sull'argomento era di Giorgio Nardone, persona che io conosco, ho conosciuto, insomma, in un paio di occasioni, che stimo tantissimo, però nel senso non è l'unico che ne parla, c'è cioè un tema di cui si discute molto, ci si confronta molto, oggetto di studio in varie discipline, dalla psicologia alle neuroscienze e non solo. Per cui chiaramente io vi darò la mia esperienza, non sì, anche secondo me, però adesso ne parliamo. Per cui vi darò quello che io penso sia la mia esperienza, quello che ho capito più o meno, diciamo, secondo me, poi diciamo riguardo i talenti. Allora, talento si nasce, ci si nasce, col talento ci si diventa? Una risposta abbastanza, secondo dal mio punto di vista, complessa. Allora, vi racconto molto brevemente un po' come ho scoperto alcuni dei miei talenti. In realtà non li ho scoperti tutti perché secondo me ne ho altri, ma ancora non c'è stata occasione. Allora, i talenti come si scoprono? Da quello che vedo, beh, quello che ho più o meno colto della mia esperienza e quella di persone che conosco, premesso che ho studiato molto persone eccellenti, ho avuto modo di conoscere nella mia vita persone eccellenti, ho sempre, c'è cioè, qualcosa comunque quell'argomento del talento mi interessa molto. Uno dei miei più grandi miti, per chi lo conosce, cioè per chi mi conosce, è Leonardo da Vinci, che è un uomo che ha sviluppato tantissimo i suoi talenti, per cui diciamo è un argomento che mi interessa parecchio. Il talento è qualcosa che solitamente
diciamo che ci lasciamo, però mettiamola così, più che ci lasciamo, è come se il talento manifestasse degli indizi, cioè lascia, diciamo, una traccia di sé in piccole cose che facciamo. E questo me ne sono accorto, ad esempio, se volessimo parlare del fatto di parlare in pubblico. Daniele, onorato della tua presenza, perché ad esempio nel mio caso, fin da bambino, ricordo che a scuola, durante le interrogazioni volevo rispondere sempre io, alzavo sempre la mano, perché avevo proprio questo desiderio di parlare, di far sentire la mia voce, di rispondere, o anche solo di farmi notare. Sì, vabbè, tecnicamente anche egocentrismo per certi versi, però comunque questa cosa era già evidente da bambino nel mio caso. O quando andavo a conferenze di altre persone, magari facevo più domande degli altri, o magari aggiungevo qualcosa a quello che dicevano i relatori. Per cui questa cosa è venuta fuori nel tempo, cioè in qualche modo il talento è una cosa che in cui noi abbiamo dentro, che ha delle tracce e ogni tanto si manifesta nei nostri comportamenti, si manifesta in quello che facciamo, nelle cose che ci attirano. Per cui è molto importante prestare bene attenzione alle cose che ci attirano da bambini. Infatti, diciamo, una delle prime domande per iniziare a capire come trovare il proprio talento è domandarsi: ma che cos'è che mi attira? Cioè, c'è qualcosa che mi attira? C'è qualcosa che mi viene naturale fare? Qualcosa che mi piace? È molto importante domandarsi, perché molte volte il talento si riconosce perché è un qualcosa che è una sorta di sottofondo o di, viene in termine, struttura che emerge continuamente anche in più contesti diversi, che può essere quello scolastico, quello amicale. Cioè, ci sono delle cose che noi facciamo, appunto come nel mio caso quando mi trovavo ad esempio a alzare la mano durante le conferenze degli altri e fare domande, o a scuola comunque essere quello che cercava sempre di intervenire o magari correggeva le persone mentre parlavano, cioè in qualche modo qualcosa è un qualcosa di comune, un elemento comune a più azioni in contesti diversi. Allora, quando uno presta attenzione e rimane nella presenza nel notare questo elemento comune che si manifesta in più contesti, allora quello è un forte indizio che c'è un talento. Chiaramente questo richiede una sorta di grosso lavoro su di sé, perché una persona deve prestare molta attenzione al modo in cui si comporta, a quello che fa e soprattutto al perché lo fa, cioè domandarsi che bisogno c'è, diciamo, sottofondo a quell'azione che ho fatto. Se io presto attenzione e inizio a notare che dietro ad azioni apparentemente in contesti diversi, in realtà c'è una sorta di desiderio comune, di valore comune, quella cosa mi può far capire che è un talento. Molto importante prestare attenzione a questa cosa qua. Ok? Sono chiaro fino a qua? Mi date intanto un feedback? Mi state seguendo? Vi sto annoiando? Vi interessa? Giusto per capire un po', insomma, perché vabbè, voglio parlare, però non voglio fare solo una cosa in cui parlo io e basta, e dall'altra parte c'è una sorta di mutismo. Mi state seguendo? Allora, riguardo al fatto comunque del talento ci si nasce oppure no, come dicevo, il talento è qualcosa che già si manifesta fin da quando siamo bambini, può essere più di uno, quindi non è necessariamente solo un talento, possiamo averne più di uno. Il talento, diciamo, parte appunto, ci nasciamo e lascia delle tracce, in parte si può coltivare. Se prendiamo persone che diciamo, noi consideriamo di talento mostruoso, ad esempio Mozart, ma anche, che ne so, degli sportivi, ciao Federica, diciamo, che ne so, dei musicisti, cioè, nel caso di Mozart, ad esempio, è vero che c'era magari un talento sicuramente spiccato nel ragazzo per la musica, ma anche è anche vero che lui iniziò a far pratica a 5 anni. Il padre lo mise a studiare 10 volte più di una persona normale all'età di 5 anni, per cui per quando ormai aveva 17 anni era già praticamente ultra, ultra, ultra preparato. Per cui è vero che una persona può nascere con delle predisposizioni, dei talenti,
ma il talento va coltivato, per cui in parte ci si nasce e in parte appunto questa cosa va alimentata, va coltivata, va sviluppata. Ok? Nel mio caso, ad esempio, io ho capito molti dei miei talenti proprio sviluppando le mie passioni, cioè seguendo quelle cose che mi appassionavano. Ho avuto la fortuna, che è una grossa fortuna, che la mia famiglia non mi ha ostacolato, per cui non mi ha né favorito né ostacolato, per cui ero abbastanza libero di seguire quelle cose che mi appassionavano, che nel tempo magari sono cambiate. Cioè, magari che sono cambiate, per cui magari sentivo il desiderio di scrivere, scrivevo, quindi scrivevo. Poi magari è iniziato a interessarmi la fotografia, ho iniziato a fare foto. Poi è iniziato a interessarmi l'alimentazione e ho fatto delle cose con l'alimentazione. Cioè ho seguito di volta in volta ogni cosa che mi appassionava. Come questo mi ha permesso di sviluppare molti dei miei talenti? Perché ho sempre avuto una caratteristica, diciamo che più di un mio amico mi ha fatto invidia. Cioè fondamentalmente io non giudicavo. Ed è questa una cosa molto importante, il fatto di non riuscire a fare una cosa. Cioè, ho sempre mantenuto l'atteggiamento del bambino. Iniziavo a fare una cosa e poi se la sbagliavo, beh, la sbagliavo, ok, però continuavo a farla. Poi magari la sbagliavo e continuavo a farla. La sbagliavo, continuavo a farla. Poi magari mi dedicavo anche ad altro, però non abbandonavo mai una cosa totalmente. Per cui magari dopo un po' la riprendevo quando sentivo che avevo voglia di riprenderla. Poi ne riprendevo un'altra, poi magari le portavo insieme e le coltivavo insieme. E in questo modo, piano piano, negli anni ho iniziato a sviluppare un talento per l'ipnosi, un talento per il massaggio. Ah, sono anche massaggiatore, non l'ho detto. Per il massaggio ho sviluppato un talento per la fotografia, ho sviluppato un talento per la scrittura. Ho sviluppato un talento per la cartomanzia, eccetera, eccetera. Cioè, portavo avanti tutte quelle cose che mi appassionavano senza giudicarmi se non mi riuscivano, se sbagliavo, se avevo degli apparenti fallimenti. Gaetano, ben arrivato. Un saluto a tutti perché siete tanti. Anche Valentina, ben arrivata, Alessandra. Dicevo, continuavo a portare avanti parallelamente i miei talenti, senza giudicarmi, senza massacrarmi, soprattutto. Molto spesso anche senza mettere i talenti, almeno inizialmente, Melissa ben arrivata, senza mettermi inizialmente sotto giudizio degli altri. Perché tante volte quando noi stiamo coltivando un qualcosa che ci appassiona, un qualcosa che amiamo, facciamo l'errore, secondo me, sentire il desiderio di scrivere può essere considerato un talento. Intanto scrive emozioni, stati d'animo, qualsiasi cosa. Ellen, secondo me sì, però ne parliamo tra un po'. Scusi, non ti rispondo completamente perché ti risponderò spiegando. Ok, Federica, tranquilla, lo so. Grazie, Melissa. Allora, dicevo, quando coltiviamo un talento è importante, almeno inizialmente, nelle prime fasi. Le prime fasi vuol dire, boh, forse i primi mesi, i primi anni, poi ognuno ha dei tempi personali, di non esporli troppo al giudizio delle altre persone, perché molte volte diciamo le persone, spesso i nostri amici, soprattutto i nostri parenti, sono i primi che cercano di criticare, giudicare, sminuire quello che facciamo. Per cui se noi esponiamo quello che ci appassiona agli altri e come vi posso dire, cioè lo mettiamo in pubblica piazza, quindi lo esponiamo al fuoco nemico, anche se non è una bella metafora, però ci mettiamo potenzialmente a rischio che le persone ci critichino, le persone ci giudichino. E facendo questo, specie se non abbiamo un forte senso dell'identità o un forte riferimento interno, come si dice in programmazione linguistica, rischiamo che quelle persone ci ostacolino, ci giudichino, e quindi poi diciamo, la loro valutazione diventa la nostra valutazione, perché molto spesso non facciamo che incorporare dentro di noi e far nostri i giudizi degli altri, per cui crediamo che le loro idee siano le nostre idee, o il fatto che comunque un talento, per definizione, per essere un talento, deve essere molto spesso riconosciuto dagli altri, perché se gli altri non ti riconoscono, c'è l'idea che può essere, non è un talento, non è decisamente. Sì, Demolition Dream, bellissimo come termine, Patrizia, lo giuro che da oggi lo uso anch'io.
Dicevo, molto spesso noi abbiamo l'idea, che in parte è giusta, che il talento è tale solo se ci viene riconosciuto. In realtà non è necessariamente così, perché nel mondo ci sono persone che sono bravissime a fare delle cose e nessuno lo sa. E per certi versi è un peccato, perché chiaramente se nessuno sa che tu hai un talento, quel talento rischi che non lo metti a frutto come potresti. Però nella fase di incubazione del talento, perché ogni talento passa per una fase di incubazione, è importante proteggerlo. È un po' come nel film La ricerca della felicità, quando dice il tuo sogno tu lo devi proteggere. Il tuo talento può essere il tuo sogno, perché magari tu hai un talento per disegnare, magari vuoi fare la stilista, e in futuro diventa un sogno. Ma se tu non sei il primo a proteggerlo e lo esponi al fuoco nemico, al Demolition Dream, come lo chiama Patrizia, è chiaro che questo talento rischi che ti venga ucciso prima ancora, diciamo che sia su nasce, prima ancora che nasca. Cioè, in realtà non è che ti viene ucciso, ma tu permetti che te lo uccidano. Per cui ci vuole, nello sviluppo del talento, una grandissima fiducia in noi stessi. Perché? Perché è un qualcosa che richiede un grande, diciamo, una grande perseveranza, una grande disciplina, una grande costanza, una grande, diciamo, diligenza, cioè diligenza nel senso capacità di essere diligenti nel praticarlo e nel proteggerlo. Per cui è importantissimo proteggere quello che abbiamo. Perché nel momento in cui ce lo giudicano, in qualche modo, succede una cosa abbastanza interessante, che tra l'altro ho imparato dai corsi Baldi, che ringrazio sempre perché è molto saggio. Cioè, quando noi utilizziamo un talento, ed è anche uno dei modi per riconoscere il talento è qualcosa che ci alza l'energia psichica, l'energia vitale. Cioè, più noi applichiamo un talento, qualcosa che ci piace, che ci ispira, che ci dà estasi, e più vediamo che il nostro livello di energia si alza sempre di più. Ovvero possiamo passare ore, 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 ore a farlo e non ci stanchiamo, anzi, dopo che l'abbiamo utilizzato ci sentiamo più carichi, più vivi. È un po' come mi sento io quando faccio una diretta, potrei parlare per 10 ore di fila e non mi stanca minimamente, perché per me non è uno sforzo, qualcosa mi viene naturale. Per cui, insomma, questo è un indicatore del talento. Quando facciamo qualcosa che ci fa sentire più vivi di quanto siamo, perché normalmente magari abbiamo un livello di vitalità che è pari a quella di un morto, invece il talento, se è qualcosa che mettiamo in gioco, ci fa sentire vivi, che può essere per alcuni ballare, può essere per qualsiasi cosa, però il fatto di farci sentire vivi, di alzarci il livello energetico, è un ottimo indicatore, ovvero l'indicatore di un qualcosa che vale la pena di coltivare, quindi un potenziale, un seme che noi dobbiamo coltivare con amore, con pazienza, con protezione, perseveranza, al fine di farlo diventare un talento vero e proprio e poi magari anche un sogno, un progetto di vita, una missione, se vogliamo chiamarla così. Le persone che criticano e giudicano il nostro talento in maniera negativa non fanno che abbassare quel livello di energia. Fateci caso, quando lo fanno il nostro livello di energia cala vistosamente. Fino a che proprio ci sentiamo deprivati di forze, di energie, di vitalità, di voglia di fare, diciamo di spinta emozionale, perché comunque il talento è qualcosa che ti attiva emozionalmente, che ti riempie il cervello, che ti riempie la testa, che ti fa venire voglia di fare qualcosa, di fare una differenza. Le altre persone questa cosa ce la passano. Per cui è molto importante, insomma, coltivare questa cosa, però nelle fasi iniziali proteggerla, ok? Chiaramente questo ci porta anche al discorso dell'ambiente. Cioè, se noi abbiamo un talento, diciamo, è importante avere un ambiente che supporti quel talento. Ci sono grandissimi campioni, ma grandissimi artisti o anche persone non grandissime, ma comunque che hanno un gran talento, che possono diventare tali solo nel momento in cui sono nell'ambiente adatto. È difficile sviluppare un talento se io sono in un ambiente appunto in cui vengo criticato, non vengo stimolato, non vengo messo nelle condizioni di usare quel talento, che è molto importante. Tante volte uno dei segreti per sviluppare un talento è mettersi nelle condizioni di usarlo. Se io non mi metto mai nelle condizioni di usare quel talento, questo talento non viene, diciamo, manifestato, non si sviluppa, magari non scopro neanche di averlo. Per cui l'ambiente può determinare lo sviluppo meno di un talento, la scoperta meno di un talento. Tante volte, se ci sentiamo bloccati nella vita, anche a livello di sviluppo personale, tante volte basta cambiare ambiente. Prendere il coraggio di abbandonare la nostra zona di comfort, l'ambiente che noi conosciamo, e cercare un nuovo ambiente, una nuova stimoli, delle nuove sfide, delle cose magari sono un po' più difficili, e questo ci permette magari di sviluppare
Bene, regalavi un po' di parlantina. E bene, ci sono nato con la parlantina, chi mi conosce lo sa, di solito la frase più comune che mi è stata detta dai miei genitori, o da mio padre, sono nato, è stati zitto, stati zitto. Comunque, diciamo che ho cercato di renderla utile. Per cui dicevo, il talento è un qualcosa che va coltivato nel giusto ambiente. Un ambiente può azzoppare il nostro talento, bloccarlo, inibirlo, oppure può svilupparlo. Quindi il talento, una delle cose importanti, è contesto dipendente, cioè il contesto può sviluppare o far scoprire un talento o può soffocarlo. Per cui cambio contesto, magari manifesto il talento. Rimango fermo a livello di sfida e di contesto attorno a me, non sviluppo il talento. Questo è molto importante. Ma il contesto possono essere anche altre persone. Possono essere persone, se io trovo delle persone che supportano il mio talento, che stimolano il mio talento, che credono nel mio talento, magari facendomi complimenti o interessandosi a quello che faccio. Pensiamo per esempio al bambino che magari disegna e vede che attorno a lui le persone manifestano interesse per i suoi disegni, è portato a ripetere quella cosa e farlo sviluppare e crescere. Mentre invece magari il bambino che viene criticato dicendo ma che è ste cagate, oppure i tuoi disegni sono brutti, smette di disegnare. Per cui le persone possono essere un contesto, le giuste persone attorno possono far volare il nostro talento o eliminarlo. Leggo un attimo i commenti. È solo una risposta vivente perché rispondo alle domande prima che faccio, prima che le fai. Beh, Patrizia, più che altro perché quello che dico sono domande un po' comuni. Magari mentre preparavo la diretta ho pensato anche alle domande più comuni che potevate fare. Bene, abbassa mio marito, cambia marito. Ciao Simona, ciao Giulia. Far emergere i talenti, ok. Ciao Jimmy, argomento complimenti. Beatrice, grazie. Va bene, ragazzi, continua. Scusate, mi sono un attimo fermato per leggere. Allora, andiamo avanti. Quindi dicevo, il contesto è importante, le persone attorno a voi sono importanti. E parlando delle persone, una cosa molto importante è che tante volte per scoprire un talento è un qualcosa di talmente naturale che noi non ci accorgiamo di averlo. Quindi magari noi questa cosa la facciamo già naturalmente. Infatti, quelli che mi dicono io non ho alcun talento, ma sei sicuro che non ce l'hai? Tante volte il talento ha delle caratteristiche un po' paradossali. Allora, una caratteristica è appunto una cosa che ci riesce talmente naturale, talmente facile, che non essendo uno sforzo non ci accorgiamo di averlo. Primo indizio. Secondo indizio, siccome è una cosa che ci riesce spontanea, molte volte sono gli altri a accorgersi che abbiamo il talento. Cioè ci dicono, ma tu scusa, questa cosa, ma cavolo riesci a farla? Ma come hai fatto a fare questo? Quando una persona mi chiede, ma tu quella cosa, come riesci a farla? Come hai fatto a fare questo? Ma come ci sei riuscito in così poco tempo? Come ci sei riuscito in questo modo? Cavolo, quello è un indicatore di talento. Un altro paradosso del talento, e quindi che spesso non ce ne accorgiamo, è che tante volte il talento è qualcosa che sappiamo di avere o in qualche modo sospettiamo di avere, ma rifiutiamo. Se c'è un qualcosa di noi che rifiutiamo, ad esempio, che ne so, una persona ci dice, cavolo, ma sai che i tuoi disegni sono belli? E tu dici, no, ma che cacchio dici? I miei disegni fanno cagare. Oppure, no, ma sai che scrivi cose belle? Ma no, che cacchio dici? Ma ho scritto delle cagate? Scusate i francesismi. Tante volte noi stessi siamo i primi a sminuire, rifiutare, aver paura del talento. Perché? Perché tante volte non abbiamo il coraggio di prenderci la responsabilità di riconoscerci un talento. Invece è molto importante che noi ci riconosciamo un talento. Come si fa a riconoscersi un talento? Semplicemente domandandosi, ma alla fine, se me lo riconosco, che cosa mi succede di così grave? Cioè, tante volte siamo più abituati a massacrarci che, tra virgolette, a farci le lodi. Cioè, che vantaggio ne abbiamo ogni volta che qualcuno magari ci fa un complimento su una cosa che riusciamo a fare bene, nello sminuirne e dire no, ma dai, ma scrivo delle cagate, fotografo delle cagate, disegno delle cagate, non so ballare, ma non è vero che so fare questo, no, ma che dici? Cioè, non abbiamo alcun vantaggio nello sminuirci, che serve? Non ci aiuta, per cui iniziamo magari a amarci un po' di più, a apprezzare un po' di più. Quando qualcuno ci fa un complimento, diciamogli semplicemente grazie, oppure grazie, grazie che me l'hai fatto notare. Una persona si prende la briga di farci un complimento sulla cosa che facciamo e noi addirittura la rifiutiamo e diciamo ma no, ma figurati. Non ha molto senso.
Intanto leggo un commento sotto. Dai, sul discorso di fissarsi, poi ne parliamo. Un attimo, Coutar, non so mai come si pronuncia il tuo nome, scusami. Coutar o Coutar? Vabbè, poi me lo dirai con un audio perché non riesco a capirlo. Dorotea, ben arrivata. Michael, ben arrivati. E, allora, dicevo. Ci inculcano la modestia. Beh, Patrizia, più che ci inculcano, direi che ci inculano con la modestia. Scusami il francesismo, però diciamo che più o meno con questa storia dell'inculcarci la modestia, alla fine ci fanno andare sempre con un palo nel sedere che ci blocca. Allora, dicevo, spesso il talento lo rifiutiamo, quindi dobbiamo imparare a non rifiutare il nostro talento. E sul discorso del rifiuto ci si aggancia un altro tema molto importante, cioè quello delle convinzioni negative. Quando è che emerge un talento? Quando riusciamo a superare le nostre convinzioni, blocchi e limiti rispetto appunto a meritarci di avere un talento, meritarci di manifestare un talento, diciamo, credere di avere un talento, credere che quello che facciamo vale. Meritare di avere successo, meritare di fare qualcosa della vita o che ne so, dei blocchi che possiamo avere rispetto al fatto che se io faccio quello che mi piace, sto tradendo i miei genitori, le loro aspettative, perché tante volte le aspettative degli altri, quello che loro vorrebbero per noi, che spesso non è quello che noi vogliamo per noi stessi, non fanno che inibire e bloccare quello che invece potrebbe essere il nostro cammino, il nostro percorso. Che ne pensate? Siete d'accordo? Siete d'accordo? Che ne pensate? Datemi un commento. Ciao Miranda, ben arrivata. Mi date un commento, un parere? Che ne pensate di questa cosa? Così intanto interagiamo un po', se lo parlo solo io. D'accordissimo. Diciamo che il talento abbiamo capito che è un qualcosa che è molto, molto, molto collegato al nostro senso di identità. Cosa vuol dire? Cioè, il nostro senso di identità è sostanzialmente chi siamo, ciò che ci rende ciò che siamo, appunto, cioè ciò che ci rende noi, la nostra personalità, la nostra firma d'autore. Molti artisti bravi. Per esempio, penso a Magritte o anche Leonardo da Vinci, fondamentalmente sono riconoscibili perché tu puoi vedere una loro tela, magari non sai che quella tela è sua, però puoi riconoscere una mano, cioè si dice che ne so, questa tela ha la mano di, non c'è la firma di, perché fondamentalmente, diciamo. Il talento è qualcosa di riconoscibile, ma è riconoscibile nel senso che diventa evidente la persona che c'è dietro, perché l'espressione o il frutto del talento, cioè quello che io realizzo con questo talento, ha delle caratteristiche che alla fine parlano di me, mi riportano a me stesso, per cui c'è un filo conduttore nelle cose che faccio, per cui appunto il talento vuol dire saper esprimere anche una parte della nostra personalità, per cui più conosciamo noi stessi, e più riusciamo a manifestare i nostri talenti. Conoscere se stessi è una delle cose più importanti. Il resto era la frase scritta sull'oracolo di Delfi, cioè conosci te stesso, primo, diciamo, dettame da seguire. E poi era anche il concetto fondamentale che Socrate insegnava, conoscere te stesso. Sì, l'argomento è molto interessante, Miranda. Intanto leggo un attimo i commenti. Sì, esatto, facciamo spesso ciò che aggrada gli altri dimenticandoci di noi, dovremmo fare l'opposto, cioè dovremmo essere un po', come dice Sibaldi, disobbedienti o traditori, cioè tradire le loro aspettative per seguire le nostre, come diceva il grande maestro Battiato, molla tutto e seguiti, Battiato Franco. Maria Luisa, ma come fai a fare tante cose, a farle tutte bene? Anche io ho tanti interessi, talenti, ma non si riesce proprio a specializzarsi in tutti, a volte ci vuole il tempo dello studio, a volte, sì, tra un poco ne parlo Luisa. Per esempio, in un contesto di un coro, nessuno lì a di un coro, nessuno lì a sentirsi arrivato perché tutti contribuiscono ad un unico obiettivo. Sì, esatto, cioè dovrebbe essere più un concetto corale che competitivo, Giulia. Ciao Giulia, ciao Sivo, d'accordo su quello che dici? Eccomi, ciao Adriano.
Il problema è riuscire realmente a conoscere se stessi. Michael, sì, non basta una vita per conoscere se stessi, però intanto uno inizia, se non inizia mai, questa scusa che tanto non ci riesce, non farà mai nulla, no? Poi giustamente arrivare a capire anche il proprio talento, ma in realtà è un processo parallelo, cioè più conosci te stesso, più inizia a seguire quello che tu vuoi, quello che tu sei, non quello che gli altri vogliono. Veramente per conoscere te stesso non puoi diciamo soddisfare le aspettative degli altri o fare quello che gli altri vogliono, devi seguire te stesso, molla tutto e seguiti, come dice Battiato. Chiaramente più ti conosci, più inizi a notare i fili conduttori, gli elementi comuni che appunto fanno di te ciò che sei, quindi manifestano quello, la tua indole, come nel mio caso, per esempio, la famosa parlantina di cui parlava Mary, che avevo già evidente a scuola, chiaramente poi uno trova il modo di coltivarla, per cui ho fatto il lavoro facendo, diventando ipnologo, diventando coach professionista, facendo convegni, partecipando a convegni come relatore, facendo conferenze, lavorando con le persone. Ho capito che ho questa propensione, la sfrutto, cioè la sfrutto nel senso che la uso, la spendo, e quando la uso, come ho detto, siccome è una cosa che mi dà gioia, e la sensazione di gioia è uno dei principali indicatori che stiamo utilizzando un talento, perché la gioia ci dà energia, questa cosa mi dà il carburante per andare avanti, ok? Poi rispondo a quella cosa che hai chiesto, non mi ricordo prima, Luisa, mi pare, su come fai a coltivarli, a spostarli avanti. Adesso sto facendo più un discorso, diciamo, per tappe, poi ci arriviamo. Allora, il talento può manifestarsi nei momenti di crisi. Tante volte delle persone, fateci caso, hanno iniziato a sviluppare il loro talento nei momenti di difficoltà. C'è un detto, perché gli antichi avevano la grande saggezza, che è di difficoltà fecette virtù, cioè la difficoltà fa l'ingegno, no? Cioè nel momento in cui c'è una necessità, una nuova sfida, un contesto diverso, un qualcosa che in qualche modo mi porta a uscire fuori da quello che io utilizzo e mi trovo in un altro momento, Miranda, probabilmente è un problema di connessione, mi spiace, non dipende da me. Dicevo, il talento nasce appunto dai momenti di crisi. Tante persone, grazie alla crisi anche economica, sono trovate a fare delle cose che non mai avrebbero fatto se avessero continuato ad avere il posto sicuro. Perché? Perché appunto, cambiato le regole del gioco, cambiato lo scenario, cambiato il contesto, il talento inizia a emergere. Per cui, se non riesco a scoprire un talento, appunto, devo cambiare contesto, devo mettermi in crisi, cioè paradossalmente devo fare quello che nelle scuole iniziatiche viene chiamata la morte rituale, cioè faccio morire il vecchio me stesso, quello abituato a un certo tipo di vita, a un certo tipo di contesto, a un certo tipo di idea che io ho di me stesso, di identità, per far emergere un po' come Gesù Cristo, la risurrezione, cioè l'uomo nuovo, cioè la parte di me che in un altro contesto, in un'altra sfida, nei momenti della crisi, appunto, dalla difficoltà, nel momento del bisogno, tira fuori le risorse che non sapeva di avere. Ma se io non mi metto mai in queste condizioni, non mi metto mai in una situazione potenzialmente rischiosa, pericolosa, diciamo, pericolosa virgolette, cioè pericolosa cosa vuol dire? Espormi alla possibilità di fallire. Perché se io non mi espongo alla possibilità di fallire, tra virgolette, non ho una sfida, non ho un qualcosa che mi motivi a dare di più. Perché se fondamentalmente ho già la pancia piena, non sono portato a cercarmi da mangiare, ma se sto morendo di fame, cazzo, mi faccio i chilometri per pur di trovare la pagnotta. È quella cosa che mi fa sviluppare. Tante volte molti confondono lo sviluppo del talento con la riuscita ad un obiettivo. Cioè, ho sviluppato il mio talento quando, che ne so, ho vinto un premio importante, ho ricevuto una quantità di denaro alta o enorme, o sono diventato famoso. Sì, infatti il termine crisi, gli orientali, conteneva anche nell'ideogramma il concetto di opportunità, non a caso, gli orientali sono molto saggi, come tutti i popoli antichi. Dicevo, cioè, molte volte le persone confondono l'obiettivo col talento. In realtà, un talento non è necessariamente un raggiungimento, è come si fa a superare queste paure? Un attimo, ci arriviamo, una cosa per volta. Il fatto di raggiungere un obiettivo, sì, è gratificante, può portare a sviluppare un talento, ma non è un indicatore del talento. In che senso? Se io mi riconosco un talento solo quando ho raggiunto un obiettivo importante, se io mi pongo un obiettivo realistico, magari quel talento non provo neanche a svilupparlo.
Quello che è importante nel talento non è tanto raggiungere l'obiettivo di performance, cioè, che ne so, fare quella determinata cosa, diventare famoso, o, che ne so, dipingere la Gioconda o l'equivalente della Gioconda futura, ma il processo, il percorso che io faccio per sviluppare quel talento. È quello che è importante, perché è quello che mi fa iniziare ad apprezzare il processo. E mi fa superare anche le paure, visto che me lo chiedeva Maria Teresa. Cioè, tu superi la paura quando inizi a apprezzare il processo di sviluppo del talento, non la paura di sbagliare, di non riuscire, di non raggiungere quell'obiettivo. Perché io non posso attaccare lo sviluppo del mio talento, cioè attaccare nel senso condizionare lo sviluppo del mio talento solo alla riuscita di un obiettivo, al raggiungimento di un obiettivo. Devo imparare a amare il processo. Ogni passo lungo il percorso per sviluppare il talento, io lo devo imparare ad amare, perché questa cosa poi mi trasforma in un tipo di persona diversa. Miranda, ne ho parlato prima di questa cosa. In parte ne abbiamo già e in parte si coltivano, perché avere un talento ma non coltivarlo, non condividerlo con gli altri è abbastanza inutile. Diciamo che ci sono delle persone che possono nascere, tra virgolette, già particolarmente portate per qualcosa, ma di questo ne parliamo tra un po'. Benvenuta Federica, diciamo questo l'ho già detto prima comunque, poi ne parleremo ancora. Vediamo un'altra cosa che avevo scritto. Ah, ecco, sempre come si fa a capire dei talenti. Tante volte, cioè non tanto a capire dei talenti, ma come si fa a sviluppare i talenti. Tante volte dei talenti che abbiamo, per chi ci crede chiaramente, perché so che alcuni di voi sono molto scettici, molto materialisti, molto razionali, per cui non ci crederanno, però uno dei modi in cui si può scoprire il talento è qualcosa che viene da vite precedenti, che in qualche modo in questa vita si rimanifesta, perché nelle vite precedenti l'abbiamo coltivata e in questa vita si manifesta. Ad esempio, nel mio caso, all'età di 8 anni, io già ero, cioè mi è venuto spontaneo iniziare a massaggiare mia madre, da lì ho imparato a massaggiare e non ho mai smesso. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Che fondamentalmente è un po' anomalo che un bambino di 8 anni si mette a massaggiare. Poi ho scoperto che questo talento, diciamo, facendo un percorso spirituale, era un talento che io portavo da vite precedenti, perché l'avevo imparato in Giappone, per cui avevo imparato ad esempio a utilizzare le manovre dello shiatsu, per cui avevo dentro di me a livello animico la memoria di questi talenti. I talenti che abbiamo acquisito nelle vite precedenti non sono persi, sono registrati dentro di noi. Però molto spesso serve appunto un contesto adatto, delle persone adatte, un ambiente adatto, la situazione adatta, il momento adatto e soprattutto avere rimosso gli ostacoli, le paure, i dubbi e i blocchi alla manifestazione di quel talento, per cui il talento emerge o riemerge. Quindi io posso, senza volerlo, ricordarmi di saper fare delle cose, per cui fondamentalmente a 8 anni ho iniziato a rimanifestare un talento che avevo già acquisito, poi ho dovuto ricoltivarlo, perché chiaramente sapere di averlo non basta, poi questa cosa va diciamo sviluppata. Però il fatto di avere un talento si può trovare anche dei talenti, o più di un talento si possono trovare delle vite precedenti. Maria Teresa, non ho capito perché hai scritto un sacco di volte la C. Che cosa si intende? Perché è scritto CCCCCCC? Grazie Miranda per i complimenti. Sì, delle vite ci portiamo anche doni delle vite precedenti. Questo dalla mia esperienza, io sono etnologo e questa cosa l'ho avuto modo di svilupparla, cioè di vederla e di svilupparla. Sonia, tranquilla, tanto c'è la registrazione, una volta terminato il video, quindi puoi riascoltare e rivedere la registrazione quante volte vuoi, quando vuoi. Ragazzi, condividete il video tra i vostri contatti, condividetelo adesso che c'è il pulsante condividi della diretta, così altri mi ascoltano. Ok, tranquilla Maria Teresa. Allora, dicevo, il talento può essere recuperato da vite precedenti, per cui può capitare che a volte spontaneamente ricordiamo alcune cose. Come facciamo a capire, non tanto a capire, però come facciamo a recuperare questi talenti da vite precedenti? Perché dobbiamo sempre seguire, ed è uno dei consigli più importanti che vi posso dare, quello di seguire ciò che vi appassiona, ciò che vi attira. Per esempio, se vi attira una cultura orientale, chiedetevi perché vi attira. Poi magari provate a fare qualcosa legato a quella cultura. Cioè, che adesso c'è chi è attirato molto dall'India, chi è attirato molto dal Giappone,
che ha tirato molto da, che ne so, d'arredamento di interni, anche se magari non ha fatto architettura. Cioè, esponetevi al contesto, all'ambiente legato a ciò che vi attira particolarmente, vi appassiona, e a quel punto iniziate a vedere se facendo delle piccole cose legato a quel contesto, quell'ambiente, come ve la cavate a farla. Potreste scoprirvi, che sapete fare molto bene delle cose che non sapevate o non sospettavate di farle bene, vi riescono anche bene. Tante volte le persone che hanno più successo di altri in un contesto, in un ambiente, non sono le persone che sono da anni in quell'ambiente. Esempio, a volte i migliori architetti non sono quelli che hanno studiato e sono preparati nelle scuole di architettura, perché quelli sono molto inquadrati. Molte volte chi ha le soluzioni più originali o rivoluzionarie sono persone al di fuori di quel settore. Perché? Perché vivono le cose come un bambino, quindi senza preconcetti, senza schemi prestabiliti, magari venendo anche da esperienze diverse che però portano all'interno di quel contesto, di quell'ambiente. Ok? È una cosa molto interessante che ho riscontrato. Per cui tante volte, anche se vi sembra di non, cioè che ad esempio dice, ma che metto a fare gli arredamenti interni se io ho fatto, che ne so, il macellaio fino adesso? Beh, ti attira l'arredamento interni? Sì, tantissimo. Allora prova. Prova un po' a fare qualcosina, prova a fare dei disegni, prova a arredare qualcosa, cioè prova un po' a fare quella cosa là. Potresti scoprire che in realtà è un talento enorme, non lo sai. Ok? È molto interessante questa cosa. Come dicevo, una cosa molto molto importante della mia esperienza è che un talento si manifesta quando vengono rimossi i blocchi, le paure, o i traumi legati a questo. Diciamo, che sono legate al talento, in che senso? C'è un concetto molto interessante di cui parla Lise Bourdeau, credo originariamente, credo sia stata la prima a parlarne, poi è stata ulteriormente sviluppata da Maria Rosa Fimanò, che conosco e devo dire, è gamba. Praticamente, che è il concetto delle cinque ferite. Cosa sono le cinque ferite? Le cinque ferite sono cinque stati emozionali che tutti abbiamo vissuto durante l'infanzia, cioè tradimento, abbandono, ingiustizia, umiliazione, tradimento, me ne scordo sempre una, no? Tradimento, abbandono, umiliazione, ingiustizia, e caspita, me ne scordo una, scusate, tradimento, umiliazione, ingiustizia e... vabbè. Perdonatemi, ma adesso me ne sfugge una. Aspetta, adesso cerco quella che mi scordo sempre. Ingiustizia, umiliazione. Ah, rifiuto, ecco. Infatti, devo lavorare sul rifiuto. Queste cinque ferite sono cinque, diciamo, grandi ferite emotive che in qualche modo vanno a lasciarci un forte segno su di noi, ok? Sì, grazie Maria Teresa. E praticamente avere queste cinque ferite, come fa notare la Fimbano, è molto interessante perché le cinque ferite possono inibire i miei talenti, ma mi danno l'opportunità di svilupparli, perché ognuna di queste ferite si porta presso un talento. Allora, questa idea che lei esprime è molto interessante perché in realtà è un'idea che coincide anche, per esempio, col lavoro dei fiori di Bach, perché in realtà ogni fiore di Bach corrisponde a un determinato stato emozionale che in qualche modo mi limita, mi delimita, mi crea un disagio. Ma se io guarisco lo stato emozionale con il fiore di Bach apposito, io vado a sviluppare un talento, una qualità, appunto come le chiamava Bach, che sono qualità dell'anima, che appunto sono in realtà dei talenti. Per cui nel momento in cui, per esempio, io sviluppo, che ne so, una persona che ha la qualità iter, che può essere quella del, diciamo, dell'egocentrismo, ma è anche legato alla paura dell'abbandono, chi riesce poi a sviluppare quella caratteristica diventa una persona che non ha più quella caratteristica, ma sviluppa la qualità opposta. Per cui ogni fiore di Bach si porta, diciamo, un determinato tipo di caratteristica. Per esempio, per esempio, c'è l'agrimoni, che è quello che tende a fare buon viso a cattivo gioco e tende a sminuire i problemi dicendo va tutto bene, poi in realtà dentro di sé soffre e è tormentato. La persona che guarisce lo stato di agrimoni acquisisce però la capacità o la qualità dell'adattabilità, perché diventa a quel punto un talento. Per
Per cui io lavorando sui miei blocchi, le mie ferite, ogni ferita, ogni blocco, ogni peccato, come dice Sibaldi, in realtà è potenzialmente l'occasione di sviluppare una caratteristica. Allora, la Maddalena che aveva tanto peccato, come dice Sibaldi, in realtà aveva tanto eros, cioè aveva tanta possibilità di sviluppo, di crescita, di sviluppare il talento. Per cui, per esempio, lavorando sulle cinque ferite, lavorando con i fiori di Bach, rimuovendo i traumi con le costellazioni familiari, ricordate quando ve ne parlavo, quindi rimuovendo i traumi genealogici, possono iniziare a manifestarsi i propri talenti. Oppure lavorando sugli aborti, come fa notare un altro ricercatore, che però stasera non nomino, anche se di solito nomino sempre le mie fonti, però questa sera non voglio nominare proprio tutti e tutti. Se ci sono degli aborti in famiglia, questo può bloccare determinate cose. Ad esempio, chi supera gli aborti in famiglia sviluppa poi il talento della comunicazione angelica. Perché? Perché c'è un legame fra gli aborti e gli angeli. Tant'è vero che si usa anche nel linguaggio l'angelo è volato in cielo. Cioè, questo per dirvi che quando ci sono delle situazioni potenzialmente negative nella mia vita, nella mia famiglia, in realtà quelle sono delle occasioni fantastiche di sviluppo, cioè proprio il posto dove io posso andare potenzialmente a pescare come se fosse un pozzo del talento. Perché dico, ok, qui c'è questa cosa che non va, caspita, la risolvo, quindi mi sforzo attivamente per risolverla e cavolo, mi libera dell'energia bloccata e quell'energia bloccata si trasforma e diventa un dono. Per cui più cose trovo, più traumi ho, più problemi ho, più ne risolvo. Che non vuol dire andare a cercare attivamente i problemi, ma vedere quelli che uno ha oggettivamente e cercare di risolverli sistemicamente. Più uno va a risolverli, più ha potenziale di sviluppo. Ok? Non so se questo concetto è chiaro, perché più io lavoro su ciò che mi limita e mi blocca, più mi permette di svilupparmi. In più devo lavorare anche sulle convinzioni negative, come ho detto all'inizio, che mi impediscono di arrivare allo sviluppo del mio talento. Quindi la mia paura di avere successo, la mia paura di sbagliare, la mia paura del giudizio, la mia paura di fallire, la mia paura di non riuscire a sostenermi economicamente col talento, eccetera, eccetera. Ok? Leggo un attimo un commento di Luisa. Io ho il talento medianico da sempre, ma per qualche motivo non ho la forza e l'energia per spraticarlo. Ogni volta che ci provo me ne pento amaramente, per cui resterà un talento l'ho sfruttato. Scusa, ma perché te ne penti amaramente quando ci provi? Perché? Per questa vita. Ci sarebbero dei fiori di Bach per le cinque ferite? Sì, devi prendere dei fiori di Bach corrispondenti alle cinque ferite. Allora, a questa domanda, Maria Teresa Palmisano, non ti so rispondere, nel senso che non ho ancora messo in relazione le cinque ferite con i fiori di Bach, però diciamo che per esempio, abbandono da iter, questo lo so per certo, per cui se prendi iter inizi a guarire il trauma d'abbandono. Poi vabbè, rifiuto. Oddio, devo un attimo rifletterci. Per adesso non ti riesco a rispondere perché ho in mente il talento, non i fiori di Bacca nello specifico, però magari farò una diretta appositamente. Anzi, grazie per lo stimolo. Ok? Intanto leggo sotto, io poi mi sono sentita e sono mancina, ma nella mia famiglia non ci sta nessuno così. Miranda, anch'io sono mancino e sono l'unico mancino in famiglia, sono un caso anomalo, per cui diciamo può capitare. Allora dicevo, un altro modo per sviluppare un talento e farlo emergere è con l'ipnosi. In che senso? Ci sono due modalità che poi in realtà sono collegate, ossia o recuperare con l'ipnosi un talento che uno ha da una vita precedente, perché a volte durante le sessioni di ipnosi regressiva, e dai prologo ve lo dico, può emergere un talento che può venire fuori, diciamo, appunto recuperando determinate memorie. Nella mia esperienza, ma questa è la mia esperienza, è l'anima della persona che decide in quel momento di manifestare il talento. Mi capitò ad esempio con una cliente durante una sessione di ipnosi regressiva, che non aveva un obiettivo in particolare, cioè lei voleva fare solo questa esperienza, che ha ricordato diciamo un dettaglio, un frammento di una vita precedente. Nel frammento di questa vita, diciamo, ha dovuto passare una sorta di prova. In questa prova, in cui lei, diciamo, aveva un maestro all'epoca, in quell'esistenza precedente, quel maestro l'ha messa alla prova e quel maestro le ha praticamente risvegliato un talento che aveva in quella vita, che lei ha ricordato. Questa cosa mi è successa anche con un'altra persona che però stasera non è collegata, la volta precedente ho fatto la diretta sì, anche lei ha avuto una sorta di prova di ipnosi regressiva, ha recuperato un forte talento legato alla, diciamo, alla magia, alla capacità, diciamo, da strega, però di strega buona. Okay? Per
cui l'ipnosi regressiva può essere utilizzata o per recuperare un talento dalla vita precedente, invece l'ipnosi non regressiva può aiutare a far emergere diciamo dei talenti in questa vita che uno ha. In che senso? C'è un mio collega americano, Mark Cunningham mi pare che si chiama, che ha creato un processo che si chiama Hypnotic Awakening, cioè praticamente risvegli ipnotici. Sostanzialmente va a risvegliare dei talenti delle persone soffiti attraverso, diciamo, l'ipnosi. Questa cosa è stata fatta anche, per chi conosce la PNL, da Richard Bandler, che fece un bellissimo, diciamo, video, che poi in realtà era un corso ripreso in video, sullo sviluppo dei talenti, soprattutto artistici, attraverso l'ipnosi. Quindi l'ipnosi può essere utilizzata per sviluppare, coltivare e risvegliare dei talenti che abbiamo, non solo da vite precedenti, ma anche talenti in questa vita attuale. Ok? Una cosa che non ho detto prima, perché mi sono scordato, che è molto importante per lo sviluppo di un talento anche avere un buon insegnante. Ok? Cosa vuol dire? Molte volte per poter sviluppare un proprio talento è importante avere un insegnante superiore alla media, cioè avere un insegnante eccezionale. Però l'insegnante eccezionale spesso te lo devi trovare, non è semplice, quindi bisogna essere molto selettivi, molto attenti, cercare bene, informarsi bene, parlare con persone che sono formate con varie scuole. Tante volte, a volte ti capita anche l'insegnante perché deve andare così, anche perché nulla è a caso. Però se uno lo cerca, diciamo, aiuta. Perché tante volte sviluppare un talento diciamo, conta appunto di avere qualcuno veramente bravo che ti insegna. Per cui quel qualcuno che è bravo che ti insegna ti può dare quell'input in più che ti permette di sviluppare tanto un talento, mentre invece un altro insegnante che magari è bravo ma non bravissimo, eccelso, non ti permette di svilupparlo a tal punto. Oppure qualcuno che nota un talento proprio perché era particolarmente, diciamo, bravo in quel settore, parlando con te o interagendo con te, può scoprire che tu hai quel talento. Per cui è importante avere un insegnante particolarmente bravo e dotato, ok? Ma è una cosa fondamentale, per cui è anche importante sapere che tipo di insegnante, cercare. Per quanto riguarda la pratica del talento, c'è un po' un'idea che ho sentito negli ultimi anni, che è quella delle 10.000 ore, cioè secondo una ricerca della pratica deliberata per 10.000 ore può portare, diciamo, 10.000 ore a una sorta di barriera per sviluppare un talento straordinario in un settore, perché hanno fatto uno studio con i suonatori di violino e violoncello, adesso non ricordo, e hanno visto negli anni che dopo che avevano raggiunto la soglia di 10.000 ore esplodevano, cioè quelli che avevano raggiunto la soglia delle 10.000 ore di pratica deliberata continuativa diciamo, dell'atto del suonare, lo strumento musicale, erano diventati particolarmente talentuosi. Nella mia esperienza questa cosa non sempre è vera. Perché? Perché c'è tutta una serie di dettagli importanti, cioè, diciamola così, non tutti partiamo allo stesso livello. Prima di tutto perché, avendo vissuto varie esperienze, ci sono alcuni di noi che varie esistenze, alcuni di noi quando sono in questa vita nascono che hanno già una base di talenti coltivati dalla vita precedente. Per cui se hanno già una base di talento, tante volte quando ritornano qui stanno ricordando una cosa che hanno già fatto, quindi non partono da zero, ma partono già magari da 100, esempio. Per cui invece di 20, non hanno bisogno di 10.000 ore di pratica, magari ne bastano 2.000, perché 10.000 l'hanno fatte già nella vita precedente. Poi ognuno di noi ha in qualche modo delle caratteristiche uniche, dei talenti unici, per cui molte volte il mio talento e i miei talenti non sono i tuoi, per cui ci sono delle cose che magari sono più, cioè in parte c'è anche un po' la genetica. Per esempio nel caso di Phelps, il nuotatore, diciamo, lui era geneticamente già costruito per fare il nuoto, poi l'allenamento e continuativo ha fatto il resto, l'ha fatto diventare il più grande campione di nuoto del vivente, insomma. Per cui un po' la genetica conta, cioè un po' ci si nasce, un po' si sviluppa. Ok? Vedo una domanda. Beh, magari puoi fare Tulia, puoi fare stregoneria cantando. Alla fine recitare gli incantesimi è una forma di canto, se ci pensi. Anche ballare, perché comunque è un aspetto rituale. Ciao Imba! Ben arrivata. E la pittura, boh, fai dei disegni simbolici, che ti devo dire, inizia così. Vedo che qualcuno mi scrive in privato, però non posso leggere perché sto facendo la diretta, scusate, ma se no mi perdo. Per
Quindi stavo dicendo, sul discorso delle 10.000 ore, cioè un po' c'è anche la genetica, per cui sicuramente c'è qualcuno che, essendo portato, avrà bisogno di meno di 10.000 ore per sfondare in un settore. E poi ognuno di noi ha comunque delle caratteristiche uniche, per esempio ci sono delle persone che sono più intelligenti o più intuitive, per cui riescono in qualche modo a trovare una sequenza nuova, un modo nuovo di fare le cose. Prendiamo per esempio il famoso Fibonacci, che è quello della sequenza aurea, che già da bambino ebbe un'intuizione su come, di come mettere in sequenza i numeri diciamo delle addizioni, e da cui insomma iniziò a scoprire la famosa sequenza di numeri Fibonacci o proporzione aurea. E praticamente perché lui utilizzò, di fronte a un compito, a un esercizio noioso e banale che gli era stato dato a scuola, ebbe un'intuizione brillante, perché utilizzò, diciamo, la sua capacità di problem solving, cioè di uscire fuori dagli schemi, di ragionare fuori dagli schemi. Perché sicuramente ragionare fuori dagli schemi o essere creativi aiuta a sviluppare un talento. In questo modo ci può abbreviare i tempi di apprendimento. E la stessa cosa è anche appunto prestare molta attenzione a quello che facciamo, perché ci può permettere, quando lo facciamo, di capire dove magari possiamo abbreviare la pratica, ok? O dove, diciamo, stiamo portando dei miglioramenti. È anche molto importante, nella mia esperienza, tenere un diario per tenere conto dei progressi fatti. Aiuta a riflettere su quello che facciamo, a darsi degli obiettivi sulle cose da fare, scrivendoli. Cioè, scrivere è importante, secondo me, nella coltivazione di un talento. Come si fa a sviluppare più talenti insieme? L'ho un po' detto all'inizio, cioè è importante non giudicare mai il proprio talento, non giudicare mai quello che si fa. E soprattutto, se si vuole imparare a sviluppare bene i talenti, non bisogna aver paura di sbagliare. Cioè, la paura di sbagliare è l'ostacolo più grosso del talento. Non provo a fare questa cosa perché tanto non la so fare, sbaglio, eccetera. Per diventare una persona di talento bisogna accettare che inizialmente non si è una persona di talento e si può sbagliare. Bisogna sbagliare per diventare una persona di talento. Bisogna poi imparare le regole per poterle abbandonare. Mi ricordo una citazione bellissima di Picasso che dice: ho passato tutta la vita a imparare a dipingere, poi ho passato tutto il resto della vita, diciamo, a imparare a essere me. Per cui a dover disimparare quello che ho imparato per diventare Picasso. Per cui cioè, è importante questa cosa qui, ma per farlo appunto non devi aver paura di volte di sbagliare o anche di scartare quello che credevi di sapere per provare qualcosa di nuovo. Cioè, da una parte bisogna credere nel proprio talento, nel proprio sogno, dall'altra parte bisogna anche imparare come scartare le cose che non ci servono più, le vecchie versioni di noi, e magari provare qualcos'altro in modo diverso. Chiaramente non è facile capire di volta in volta cosa scartare e cosa tenere. Purtroppo è un processo di apprendimento e di discernimento che è unico per ognuno di noi, per cui non c'è una formula giusta per tutti, devi trovare la formula giusta per te. Questo è importante, secondo me, dello sviluppo del talento. Cioè, non ci sarà mai una formula unica, è come quello che dice: no, ci vogliono 10.000 ore per tutti. Ma chi l'ha detto? C'è chi ce ne mette di più, c'è chi ce ne mette di meno, c'è chi trova delle altre strade, chi trova un modo. Io, per esempio, ho sviluppato tanti talenti e tante caratteristiche che ho prima di tutto perché appunto mi sono dato il permesso di farlo. Non mi sono dato degli obiettivi, cioè non ho detto diventerò bravo a fare questa cosa quando, che ne so, diventerò un autore famoso o una cosa famosa. Intanto ho iniziato a farlo. E poi le cose le ho fatte soprattutto per me, perché piacevano a me, perché davano gioia a me. Poi ho capito che molte delle cose che facevo potevano essere utili per gli altri. Questo pure ti dà una spinta, vedere gli altri che stanno meglio grazie a quello che fai ti dà la voglia di fare più cose. Il segreto per sviluppare più cose insieme, come mi ha chiesto credo Ellen o qualcun altro, o, boh, adesso non ricordo, Luisa forse, è quello di mettere in pratica tutti i propri talenti più possibile, più volte possibili, in più occasioni possibili, cioè mettersi proprio nell'occasione, nella condizione di utilizzarne più volte possibili, più volte al giorno. Per cui ogni volta che avevo l'occasione di fare un massaggio a qualcuno, gliel'ho fatto, anche se questo voleva dire fare 4 ore di massaggio in una giornata. Ogni volta che potevo fare una sessione di ipnosi la facevo, ogni volta che potevo fare un esercizio lo facevo, ogni volta che potevo leggere un libro e studiare per approfondire una cosa lo facevo. Cioè, ogni volta che c'è l'occasione di fare qualcosa, fatelo. Mettetevi nelle condizioni di fare qualcosa, di sviluppare il talento, di mettere in pratica il talento.
Se avete più talenti, mettetevi in condizione sistemicamente di provarli tutti, di portarli avanti tutti. Datevi il permesso anche di portare avanti tutti i talenti e capire cosa realmente fra questi vi attira di più, vi riesce più facile, vi dà più gioia. Magari riuscite a metterlo a frutto, magari riuscite a vedere che una cosa fra tutte o più cose o due o tre cose fra tutte vi possono permettere di campare, di trasformare in una passione, in un lavoro, in una missione di vita. Cioè, il segreto per sviluppare più talenti è non giudicare quello che fai, farlo il più possibile, condividerlo con gli altri nel momento in cui inizi a farlo un po' decentemente, fregandotene se gli altri ne parlano male di te, ti giudicano male. Persistere anche dopo i fallimenti fino a far diventare ciò che sai fare così così decentemente, ciò che sai fare decentemente in qualcosa che sai fare bene, ciò che sai fare bene in qualcosa che fai molto bene, e poi ciò che sai fare molto bene in qualcosa che sai fare benissimo o addirittura che riesci a fare bene solo tu e che nessun altro riesce a fare così bene, fino a che al punto in cui gli altri saranno costretti a riconoscerti il tuo talento perché diventa veramente eccezionale. Cioè, ci vuole pazienza, ci vuole dedizione, non necessariamente un processo che non richiede fatica o che è immediato, a volte richiede invece tempo, pazienza, perseveranza, però nel lungo periodo diciamo paga tantissimo, perché quando inizi a renderti conto che poi sai fare 6, 7, 8, 9, 10 cose, tante volte abbiamo dei talenti e non li riconosciamo, cioè. Saper fare la spesa e saperla fare bene è un talento, non tutti ci riescono. Cioè, spesso non ci rendiamo conto che tante cose che noi diamo per scontate di noi, alla maggior parte delle persone non riescono o fanno molta fatica. Che può essere imparare, ricordare, fare una cosa piuttosto che un'altra, memorizzare una cosa piuttosto che un'altra, parlare o anche ascoltare. Anche ascoltare è un talento, non tutti sanno ascoltare oggi, anzi sempre meno. Un'altra cosa che aiuta a sviluppare i talenti, anche più talenti, è appunto voler sperimentare, scoprire, non fermarsi mai, cioè mettersi sempre con la curiosità, la voglia di approfondire, di scoprire qualcosa di più, di provare cose nuove, di intersecare i talenti, le caratteristiche che abbiamo anche da ambiti diversi e metterli insieme. Questa cosa è molto utile, secondo me. Giorgia, buonasera. Molto importante, cioè darsi la possibilità di sperimentare il più possibile, in più campi possibili. Se io sperimento solo nella scrittura, non saprò mai di avere un talento dalla fotografia. Se io sperimento solo nella fotografia, non saprò mai di avere un talento nella musica. Ma se io sperimento 20, 30, 40 o delle cose nuove ogni anno, io addirittura, diciamo, all'inizio dell'anno mi faccio un po' gli obiettivi delle cose che voglio sperimentare o provare durante l'anno. Poi magari scopro che ce n'è qualcuna che mi prende più delle altre, vedi i fiori di Bach, che sono stata una cosa che sì, mi interessava, sì, studio da anni, ma il vero amore ce l'ho avuto quando ho trovato un insegnante eccezionale, appunto Gabriella Mareu, che mi ha fatto letteralmente innamorare e accendere la passione per i fiori di Bach. E adesso mi piacciono talmente tanto che in pochi mesi ho fatto una progressione, una crescita dell'uso dei fiori di Bach gigantesca. Perché? Perché ho trovato appunto un insegnante bravo che risuona con me. Tante volte l'insegnante migliore non è neanche il migliore insegnante in un settore, ma è il migliore insegnante che tu riesca a trovare che risuoni con te. Quando trovi un insegnante che risuona con te, che ti fa appassionare di quella cosa, un po' come il professor Kipling nell'Attimo Fuggente, avete presente Fico Robin Williams, no? Capitano mio capitano, cioè trovi quello che ti fa appassionare la poesia perché c'è un qualcosa di lui che ti va a toccare una corda emozionale dentro e quella persona ti fa proprio innamorare di quella cosa. E a quel punto tu fai il salto quantico, come si dice, cioè fai un salto di ottava, come direbbe Michele Proclamato, ma è un altro livello, perché ti inizi a far sviluppare quel fuoco, quella passione per quella cosa. Per cui trovi quell'insegnante e tra le varie cose che hai provato quell'anno trovi quella cosa che ti appassiona e cazzo diventa un talento, diventa qualcosa che tu in breve tempo cresci velocissimamente, vertiginosamente. Per cui questa cosa aiuta tanto. Bisogna sperimentare il più possibile, in più settori possibili, mettendo insieme più cose possibili, perché non sai mai dove la vita ti può portare, non sai mai magari quando arriva quella chiamata, quel contesto. Tante persone sviluppano un proprio talento perché in qualche modo ricevono una chiamata dalla vita, che come può essere stato il caso di Joseph Campbell o altri, insomma, personaggi. Cioè la vita ti fa in qualche modo una chiamata che tu non ti aspetti, che tu non hai progettato e questo ti permette poi di fare la differenza, di sviluppare qualcosa di te. Sì, chiaro che ascoltare è la base del talento della musica, insomma, è molto importante, secondo me. Sì, bellissimo quel film. E, ok. Poi altre cose che volevo dirvi riguardo al talento,
che più o meno tutto quello che mi ero appuntato ve l'ho detto. Come si fa, diciamo, a scoprire un po' dei propri talenti? Altri modi che ho della mia esperienza ho trovato, oltre, vabbè, all'aver sperimentato, eccetera. Allora, la genealogia di Corsi Baldi è un buon modo per iniziare a scoprire quali sono i propri talenti. Corsi Baldi è un autore molto famoso, la genealogia è lo studio delle 72 energie psichiche, o angeli secondo gli ebrei o nome di Dio, che sono in realtà degli archetipi, delle energie psichiche che fanno parte di noi, sono dentro di noi, un po' come sono gli archetipi dei fiori di Bach, che sono 38, o le cinque ferite, tutto dentro di noi. La genealogia, quindi basata alla data di nascita, possiamo vedere delle caratteristiche che ci porta l'angelo, cioè l'energia psichica corrispondente a quei giorni di nascita, che è quella corrente che ci attraversa, e che quella corrente appunto ci dà un'energia per sviluppare determinati tipi di talento. Quindi se io conosco il mio angelo della genealogia, che è una delle cose di cui mi sto interessando da un po' di anni, posso, grazie anche al mio amico Paolo Tintino, che mi ci ha fatto appassionare, poi Igor, che chiaramente è lui che l'ha insegnato, per cui diciamo, me lo sono studiato, l'ho trovato molto utile e interessante con i miei clienti. È un modo per sviluppare i propri talenti. Quindi io scopro che angelo ho, in base all'angelo che ho, posso sviluppare e capire determinate cose sui miei talenti. Se qualcuno vuole, per esempio, scoprire che angelo ha, mi può richiedere una consulenza privata e ci lavoriamo un po'. Chiaramente via messaggio privato, ci mettiamo d'accordo sull'orario e giorno, ne possiamo parlare, si può fare al telefono tranquillamente, quindi da qualsiasi parte d'Italia siete, questa cosa si può fare. Un altro modo per capire i propri talenti, le proprie sfide, le proprie possibilità di crescita, il proprio destino, nel senso di caratteristiche che ho a livello animico, è la numerologia. La numerologia è un altro mezzo che io conosco, che ho studiato, diciamo, da diversi anni. Ho iniziato a studiare numerologia fin dai tempi della medicina tradizionale cinese, perché è una cosa che ho studiato molti anni fa. Poi ho studiato la numerologia dell'enneagramma, dei tarocchi, la numerologia cosmico-anagrafica, la numerologia karmica, insomma, ne ho studiate varie. E in più, insomma, ho anche, diciamo, sono arrivato a delle mie conclusioni, diciamo, con la mia esperienza e delle mie idee. La numerologia è un ottimo modo per sapere delle cose sui propri talenti, sui propri ostacoli. È un buonissimo modo per iniziare ad avere un'idea dei propri talenti, delle cose che caratteristiche che io ho, che sono scritte praticamente nella mia data di nascita e nel mio nome e cognome. Questa sera non c'è la mia collega Michelaria, però lei sta facendo un lavoro molto interessante sulla decodifica dei talenti. In realtà, diciamo che lo stiamo in parte facendo insieme, per cui anche quello sarà una cosa molto interessante, però ancora non è uscito il libro che ne parla. Però c'è un modo di fare la decodifica dei talenti, per cui insomma, anche da lì, con la numerologia e il nome e il cognome di una persona, è un modo per scoprire i propri talenti. Un altro modo è collaborare con i fiori di Bach, risolvendo e capendo quali sono le emozioni che in questo momento sono più attive nella mia vita, quindi ciò che mi blocca. Con i fiori di Bach io posso risolvere quelle emozioni, e siccome i fiori di Bach mi aiutano a evolvere, sviluppo la qualità o il talento collegato a quel tipo di blocco, di squilibrio emotivo. Per cui i fiori di Bach sono un altro modo. Un altro che ho detto appunto è l'ipnosi regressiva, che può essere utilizzata per recuperare le informazioni sui propri talenti delle proprie vite precedenti. Siccome sono tutte cose che faccio, queste che vi sto nominando, insomma, chi vuole fare o sente che uno strumento di risuola in particolare, vi può contattare in privato e ci lavoriamo. Un'altra cosa che possiamo fare per sapere i nostri talenti, possiamo chiedere una lettura dei registri akashici, e nella lettura dei registri akashici è possibile anche richiedere l'utilizzo di un cioè richiedere quale tipo di talenti ho, quali tipi di talenti posso sviluppare. Quella è un'altra informazione che può essere, si può utilizzare. Per chi non sapesse, sono anche un lettore di registri akashici. Poi, per chi non sa cosa sono i registri akashici, magari una sera ne parlo, faccio una conferenza, una diretta a parte. Stasera non ne parlo per una questione di lunghezza, perché è già troppo lunga, però è diciamo, un canale di accesso di informazioni, diciamo, universali o matrice universale, dove ci sono tutte le informazioni relative alle nostre esistenze, che sono archiviate in una dimensione chiamata Akasha. Possibile leggere la cascia e riportare questa informazione alla persona che ne fa richiesta. Un altro modo è utilizzare il Theta Healing, per chi insomma lo pratica, può utilizzare il Theta Healing per chiedere quali sono i propri talenti.
L'altro modo per sviluppare i propri talenti è il coaching, perché il coaching, appunto, per definizione è una metodologia che permette di andare oltre, quindi permette sostanzialmente di aiutare una persona a sviluppare le proprie potenzialità e un coach, un allenatore di potenzialità. Quindi un coach può aiutarvi a riconoscere, comprendere, sviluppare una capacità, un talento e aiutarvi a coltivarlo con un piano di azione. Per cui quella è un'altra cosa che si può fare, sono anche un coach professionista, per cui è una di quelle cose che ho imparato a fare. E si può chiedere un aiuto anche per chi, insomma, sa come fare le proprie guide spirituali, o i propri maestri. Non intendo maestri fisici, intendo maestri del mondo spirituale, perché le nostre guide sanno quali sono i nostri talenti e se glielo chiediamo possono darci delle indicazioni per coltivarli e svilupparli. Diciamo, questa è più o meno tutte le cose che è possibile fare. Vi volevo anche consigliare un testo di un mio amico che, insomma, molto molto in gamba e fa anche corsi su questo argomento ogni tanto. Non so in questo periodo, però so che li fa. E purtroppo però non trovo il libro, perché forse l'ho prestato a qualcuno, non riesco, se no mi avrei fatto vedere la copertina. Però il libro si intitola Scopri il tuo talento di Francesco Martelli. Finita la diretta, vi metto nella chat un link del libro, quindi dove comprare il libro, dove trovarlo. Ok? Ve lo metto nella chat della diretta, finita la diretta. Purtroppo non riesco a trovare il libro, se no mi avrei fatto vedere proprio il titolo e la copertina del libro. Comunque, Scopri il tuo talento di Francesco Martelli, poi in chat vi mando diciamo, il titolo, il link dove prendere il libro, per cui se lo acquistate da lì aiutate anche me, diciamo, a recuperare qualche soldo perché prendo delle commissioni, per cui, insomma, è un modo per dirmi grazie di questa lunga diretta, anche perché non ho visto neanche da quando sto parlando, quelle sono, caspita, è un'ora e mezza che parlo. Ok, mi sembra di avervi detto tutto più o meno, come coltivare i talenti. Mi pare anche che ho risposto a tutte le domande che avete fatto, più o meno. Credo, eh. Sì, ci vuole sempre un piano B, sono d'accordo. Ma come facciamo a trovare questo maestro? O trovi qualcuno che è in grado di contattare le tue guide, oppure trovi un modo per contattare le tue guide. La prima cosa da fare è appunto chiedere alle mie guide. Mi date un'indicazione sui miei talenti? Prova, fatti questa domanda internamente, rimani in ascolto e vedi se qualcosa di te ti risponde. E vabbè, tanto Miranda, abbiamo finito la registrazione, per cui praticamente ho finito la diretta, insomma, siamo alla fine. Quale tipo di dono hai? Melania, non lo so, se vuoi mi contatti in privato, prenoti una sessione in privata con uno degli strumenti che ti ho appena elencato e cerchiamo di scoprirlo. Potrebbe essere per esempio con la numerologia. Quale fra queste cose di cui ti ho parlato ti ha attirato particolarmente? Se ce n'è una che ti ha attirato particolarmente nel modo in cui l'ho spiegato. Comunque, questo insomma è quello che diciamo, vi volevo dire sul talento, più o meno che corrisponde alla mia esperienza riguardo ai talenti, lo sviluppo dei talenti, eccetera. Facendo proprio un riassunto velocissimo, trovare il contesto adatto, cambiare contesto se il contesto non è idoneo per lo sviluppo del talento, cambiare persone che frequentiamo, evitare il giudizio nostro verso il nostro talento, evitare che ci giudichino il nostro talento in una fase iniziale in cui lo stiamo sviluppando, pratica diligente, continuativa, attenta e con presenza, fare una cosa per il piacere di farla più che per un obiettivo o un risultato, anche se a volte avere un obiettivo importante, un sogno può aiutare a sviluppare un talento, avere la pazienza di sperimentare più cose possibili, capire quali fra queste cose ci dà gioia e ci dà energia, quindi ci lascia con più energia rispetto a quando abbiamo iniziato. Ah, brava, grazie Luisa, avevo dimenticato. Un altro modo per capire un talento, una missione di vita è anche utilizzare un tipo di mazzo in particolare che ho che aiuta a comprendere e avere delle indicazioni su quali talenti o quale missione di vita sarebbe più adatta per me o quale carriera o professione. Brava che me l'hai ricordato perché lo volevo dire prima ma mi è passato di mente. Quella è un'altra cosa che mi si può richiedere per sviluppare il proprio talento. Perché comunque, come ho detto sempre, nelle dirette sulla cartomanzia le carte parlano, per cui le carte si possono chiedere delle indicazioni su come sviluppare il talento. Paola, ben arrivata, un po' in ritardo però. Un abbraccio però che ci sei, sono contento. Ci sono domande? Avete domande sull'argomento? Sì,
Sono domande? Ok, Luisa, molto, molto volentieri, ti aspetto che mi contatti. E tra parentesi, grazie per la domanda perché mi hai fatto ricordare l'unica cosa che avevo dimenticato di dire. Grazie. Daniela, ben arrivata. Tu sei un'altra che sviluppa il proprio talento. Magari Daniela ci racconta di come sta sviluppando il suo talento da scrittrice. Bisogna credere al proprio talento, ragazzi, portarlo avanti a dispetto di tutto. E anzi, non solo il proprio talento, ma i propri talenti, perché ne abbiamo più di uno. Pensate a Leonardo da Vinci, cioè pensate a quante cose ha fatto Leonardo da Vinci. Era ingegnere, artista, pittore, ingegnere idraulico, inventore, musicista, atleta, molti non lo sanno, ma anche atleta. Che altro ha fatto? Non mi viene anatomista, quindi un po' medico, architetto, credo, perché anche, mi credo abbia fatto anche delle opere architettoniche. Cioè, quanti talenti aveva quell'uomo? Ma perché? Perché si è dato la possibilità di sperimentare il più possibile. E non sempre si era fissato sulle cose, perché Da Vinci era famoso anche per aver lasciato molti lavori inconclusi. Perché? Perché provava più cose. Quelli che ha concluso, chiaramente, poi li ha portati a conclusi bene, cioè ha realizzato delle cose grandissime, però ha sperimentato tantissimo. Per cui, insomma, se pensate a Da Vinci che aveva decine di migliaia di talenti, ci fate capire. Da Vinci io lo uso sempre come esempio per ricordarmi di che cosa è possibile per l'essere umano quando si mette con impegno a sperimentare, tentare, giocare, divertirsi. Bisogna giocare e divertirsi come bambini per sviluppare i propri talenti. Mi potresti aiutare in merito? Ho fatto con te un'ipnosi al convegno a Mendrisio 2 anni fa, esperienza particolare. Teresa, sì, mi ricordo Mendrisio, mamma mia, bellissima esperienza lì al convegno. Bellissima esperienza, la ricordo ancora con piacere. Sì, insomma, tu hai fatto questa esperienza, per cui puoi confermare per quelli che ancora hanno paura dell'ipnosi, giustamente, che è un'esperienza molto bella e particolare. Insomma, confermi tu che c'eri? Nel senso, perché molti hanno questa paura terribile dell'ipnosi, che è veramente ingiustificata. Io non faccio che ripeterlo, però ancora tuttora. Anche recentemente mi è capitato con una cliente che insomma si era lasciata un po' inizialmente influenzare da alcune amiche riguardo a questo. Poi dopo quando ha fatto l'esperienza che poi mi racconterà prossimamente una testimonianza sulla mia bacheca, insomma ha avuto un'esperienza molto profonda e molto spirituale, molto trasformativa. Ecco, grazie Teresa, ti ringrazio per la testimonianza. Ragazzi, ci sono domande? Una vita terrena non basta? Sì, una vita terrena probabilmente non basta, ma finché sei sulla terra, divertiti, sperimenta, cioè non perdere tempo, fai le cose che ti piacciono. Fai bene a fidarti del tuo istinto. Ci sono domande, ragazzi? Dai, fate domande, perché se no concludiamo che è un'ora e mezza che faccio la diretta, per cui inizia a essere ultra lunga. Scrivere mi ha aiutato a guardare da un'altra prospettiva ciò che mi stava accadendo senza pensare che poi ne sarebbe nato un libro. Sì, ma a volte le cose nascono quando tu non pensi di farle, cioè le fai per il puro piacere di farle, confermi Daniela, facendole per il puro piacere di farle, diciamo che poi arriva inaspettatamente un risultato. Per esempio, io ho avuto delle esperienze simili ai tempi dell'università, mi appassionavano determinati argomenti, non avevo capito che era un talento. Parlando con un professore scoprì di avere un talento diciamo, della materia della teoria tecnica dei nuovi media e divenni uno dei più giovani professori all'Università di Perugia su questo argomento. E andavo a fare le lezioni appunto al posto del mio docente quando non poteva. Perché? Perché comunque avevo un talento senza saperlo, cioè seguivo ciò che mi appassionava e poi il professore si è accorto che avevo questa capacità. Più avanti mi è successa una cosa simile lavorando in azienda. Lavoravo in azienda, una persona mi ha detto: ma sai che le cose che fai rientrano nell'ombrello del marketing? Io non mi ero mai reso conto che il marketing potesse avere un talento, una capacità nel marketing. Non me ne ero mai accorto, però effettivamente mi interessava, cioè me ne interessavo, però non ci avevo dato peso. Poi quando un'altra persona me l'ha fatto notare, ho detto: cavolo, ma questa cosa è un talento, la posso sviluppare. Poi ho iniziato a fare consulente aziendale di marketing ed ero bravo. E
Stessa cosa poi con altri abiti. Cioè, tante volte proprio non ci accorgiamo di avere un talento. Perché? Perché non ci mettiamo delle condizioni. Per esempio, un periodo mi sono ritrovato a fare il venditore perché volevo fare questa esperienza e ho scoperto che ero bravo. Certo, insomma, qualcuno direbbe di famiglia perché mio padre fa il venditore di lavoro, però comunque mi ho scoperto che ero bravo. Perché? Perché mi sono trovato nella situazione e ho scoperto di avere questa cosa, ma non lo sapevo, diciamo, non ci pensavo neanche. Grazie Teresa, sì, ti aspetto. Daniela dice esatto, se si ha un talento, ancora non lo so, sarà il direttore poi a dirmi se ciò che porto al loro mondo arriva nel profondo. Daniela, guarda, in realtà non devono essere i lettori a dirti che cos'è, conta la sensazione di piacere che ti dà farlo, perché se sono i lettori a dirti se una cosa che fai è valida o no, tutto il tuo talento sarà sempre, diciamo, subordinato al giudizio degli altri o al riconoscimento. Non è quello che ti fa sviluppare un talento, il piacere e la gioia che ti dà, l'energia che ti lascia quando lo utilizzi. Tu puoi anche non, nessuno può anche non leggere quello che scrivi, ma se quello che scrivi ti fa stare bene, ti dà energia e ti viene la voglia di farlo per tutto il giorno, quello è un talento. Non è vero che un talento è tale solo se ce lo riconoscono, è un pensiero pericoloso da avere. Poi è chiaro, se uno non fa, riesce anche a farselo riconoscere, magari farlo diventare una professione, essere pagato per le cose che ama, fantastico, è proprio quello l'ideale, top del top. Però non è che se uno non te lo riconosce non è un talento. Almeno secondo me. Ci sono domande, ragazzi? Dai, ci sono domande? Avete dei dubbi, delle cose, qualche considerazione da fare? Volete chiedermi qualcosa? Volete magari maggiori informazioni sugli strumenti e modi per sviluppare e scoprire i talenti di cui ho parlato, diciamo, un po' prima di concludere? Vabbè, aspettiamo ancora un minuto, due, poi chiudo. Intanto, per quelli che non hanno domande, vi è piaciuta la diretta? Vi è stata utile? La condividete con gli amici, per favore, c'è cioè, il tasto condividi, condividetela, in maniera tale che poi se la vedono. Ci sono domande? Perché se non ci sono domande, praticamente tra poco chiudo. Intanto ringrazio. Ah, benvenuto Igor, peccato che è un po' in ritardo, perché siamo alla fine. Intanto ringrazio tantissimo quelli che hanno partecipato, quelli che insomma hanno contribuito anche solo con una domanda, con un commento alla diretta e con la sola presenza, insomma, per essere stati qui. Vedo un aspetto, un commento. Maria Teresa Mitti. Allora, io prima avevo chiesto come poter superare la paura del fallimento, però mi si era chiusa la diretta, quindi forse mi sono persa la risposta. Sì, ne ho parlato. Un po' ne ho parlato, come puoi superarla con i fiori di Bach, può essere uno strumento, oppure anche solo non attaccando il concetto di fallimento allo sviluppo del talento, cioè come ho detto poc'anzi, non devi valutare il valore di un talento in base al raggiungimento di un obiettivo, ma in base al fatto di utilizzare il talento in sé, cioè se utilizzare quella cosa ti dà gioia, ti dà energia, ti fa sentire vivo, elettrico. Questa cosa ti fa superare la paura del fallimento, cioè tu hai paura di fallire quando hai un obiettivo o hai un desiderio che qualcun altro te lo riconosca. Nel momento in cui elimini il bisogno di riconoscimento, un obiettivo, che può essere il raggiungimento, che ne so, di un obiettivo economico, di un obiettivo di riconoscimento, della realizzazione di un'opera, superi la paura di fallire, cioè non c'è paura di fallire. Cioè il bambino quando gioca impara a camminare, si gode il fatto che impara a camminare, non se ne frega se casca, cascherà 10.000 volte, però si rialza sempre. Perché non giudica quello che fa e non permette agli altri di giudicarlo. Ciao Paola. Va bene Paola. Sì, Paola, io ogni tanto intraprendo una strada nuova, tu lo sai, cioè sono uno che si espande e si allarga sempre. Del resto la vita è fatta per sperimentare. Bene, perché hai avuto paura di osare? Osa, che ti costa? Prova. Fai quello che ami, fai quello che ti dà gioia. In questo momento a me dà gioia fare le dirette, mi piace tantissimo. Poi magari tra un anno non le farò più, tra 6 mesi non le farò più, però adesso lo faccio perché mi fa sentire vivo, mi piace.
è un buon modo perché comunque uno dei miei talenti, così mi dicono le persone, è la capacità di trasmettere, di insegnare, di spiegare, di semplificare i concetti, di farli arrivare in maniera chiara alle persone. Anche la parlantina, come diceva prima la mia amica Mary. Per cui, avendo queste caratteristiche, ho trovato un modo idoneo, un contesto adatto per poter sviluppare i talenti. Ragazzi, non vi rispondo ai messaggi privati fino a che non ho finita la diretta. Scusatevi, vedo che molti mi stanno contattando, ma non posso. Per cui insomma ho trovato un mezzo idoneo per sviluppare il mio talento, cioè se a me piace insegnare, parlare, voglio far arrivare un messaggio alle persone, però mi piace anche il marketing, eccetera, trovo un mezzo che mi permetta di esprimere più di un talento, un buon modo per sviluppare più talenti insieme, trovare una cosa sola che ti permette di utilizzare più talenti contemporaneamente, questo è uno dei piccoli segreti che utilizzo. Per cui quando trovi un qualcosa, un mezzo idoneo per far crescere quel talento, più talenti, tu ti puoi sviluppare molto rapidamente, per cui nella vita riesci a fare più cose insieme. Leonardo da Vinci faceva così, ad esempio. Chiaramente non aveva internet, però immaginate Leonardo da Vinci con i talenti che aveva, con la mentalità di adesso, con le possibilità di adesso. Avrebbe fatto 10.000 cose in più, credo. Per cui ho trovato un mezzo idoneo e questo mi permette di portare avanti le mie strade e le mie passioni, per cui adesso posso arrivare a più persone possibili grazie a internet, mentre magari se vado a fare una conferenza a Pescara non riesco a parlare a 200-300 persone alla volta come faccio con la diretta o a 500, 1000 persone. Ho avuto dirette dove c'erano anche 1000 persone, 1000 visualizzazioni insomma della diretta, o anche più. Magari per qualcuno sono poche rispetto magari a un autore famosissimo come che ne so Sibaldi o altri che magari fanno 25.000 visualizzazioni, però intanto ho avuto modo di parlare a far arrivare un messaggio, qualcosa che a me piace a 1.000 persone o più di persona, magari l'avrei potuta far vedere a 30 persone in una sala, 40, 50, 100, quello che è, ma non c'è una sala che contenga 22.000 persone, invece con la diretta possono arrivare. In questo modo alleno un talento, faccio una cosa che mi piace e mi dà gioia. È importante coltivare queste cose. Grazie Tulia per i complimenti. Bisogna avere una spinta, diciamo, per credere in se stessi e nel proprio talento. È importante avere qualcuno che ci ispiri, qualcuno che ci ispiri nel talento, in quello che amiamo fare, che però. Diciamo, noi dobbiamo trovare il nostro talento unico, non possiamo aspirare ad essere, che ne so, il nuovo Picasso, il nuovo Michael Jordan, il nuovo Sibaldi o qualsiasi sia il talento nel vostro settore. Perché? Perché poi c'è il rischio che mi metto a confronto con quella persona lì e non riesco magari ad avere gli stessi risultati. Io non devo essere la copia di qualcun altro, io devo essere la miglior versione di me stesso. Devo coltivare me stesso, quello che piace a me, quello che attira a me, trovare il mezzo idoneo per me, lo strumento adatto per me per coltivare tutti i miei talenti. E questo è molto importante. È molto molto importante. Esatto, Maria Teresa, esattamente. Hai espresso perfettamente quello che volevo dire prima. Ok? È importante appunto. Cioè fate quello che attira voi, fate le cose per voi, per sviluppare voi. Il processo di sviluppo del talento è già la formula di pagamento migliore che il talento vi può dare. Al di là del riconoscimento, non fate una cosa per il riconoscimento degli altri, perché se quando poi non arriva, ammazzate il vostro talento, invece il vostro talento lo dovete proteggere, sempre. E non aver paura di sbagliare, questo è importante, non aver paura di sbagliare. Sbagliate, fregate, andate avanti, sperimentate, 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 divertitevi, giocate, continuate a sperimentare, provate una cosa diversa, provate a fare la stessa cosa in modi diversi. Variate il più possibile, fate le cose in maniera diversa per non annoiarvi. Anche la stessa cosa da portare avanti, che sia suonare il pianoforte, leggere le carte, qualsiasi cosa sia, provate a farle in modi diversi. Magari potreste scoprirne un modo, un qualcosa che è unico per voi e che vi fa appassionare e sviluppare tantissimo. Magari trovare delle strade che non sono mai state battute. Perché quando trovate la vostra strada, lì imparate, insomma, a fare una differenza veramente grande nel mondo. Spesso ispirate anche ad altre persone, come magari voi siete stati ispirati da grandi persone. A me mi ha ispirato sempre Leonardo da Vinci, per cui io ho la propensione a sviluppare più talenti possibili. Perché penso a tutto quello che ha fatto lui e dico, cacchio, e io? Perché io non ci posso riuscire? Perché
Pensate che quando Leonardo da Vinci è morto, il suo più grosso rimpianto è che non aveva fatto abbastanza cose. Leonardo da Vinci, che non diceva, non aveva fatto tutto quello che voleva fare. Porca puttana, ne ha fatte più cose lui in vita della maggior parte degli esseri umani che sono venuti dopo di lui. Per cui, accidenti. Se lui ha avuto questi rimpianti, figuriamoci noi che non usiamo neanche magari il 2% del nostro potenziale e ci perdiamo incazzate, ci lamentiamo di cazzate, ci perdiamo un bicchiere d'acqua o facciamo diventare dei problemi enormi, delle cose che non sono dei veri problemi. Tante volte veramente ci perdiamo in un bicchiere d'acqua e lo facciamo diventare un bicchiere d'acqua gigantesco, ma in realtà non ha alcuna importanza alla fine. Tra 5 anni quella cosa non avrà importanza perché adesso dovrebbe averne. Ok, sì, anche a me piace Leonardo da Vinci, Maria Teresa. Ci sono domande? Un'ultima domanda finale e poi chiudo, visto che si sono fatte le 11, che ora è? Se fosse per me parlerei ancora per altre ore, però direi che più o meno tutto quello che mi sentivo di volervi dire stasera vi ho detto. Ragazzi, ci sono domande? Ricordatevi che vi metto in chat il link del libro di Francesco Martelli, che penso che potrà interessare a molti. Perché ve lo consiglio? Perché questo libro che parla di tantissimi, tantissimi modi e strategie per sviluppare i talenti, per come riconoscerli, come coltivarli. Penso che sia una delle migliori sintesi che ho trovato su questo argomento. Diciamo che dentro ci ritroverete molti dei concetti che vi ho detto stasera, ma non li ho espressi così, perché io l'ho espresso nel mio modo e sulla base della mia esperienza. E questo è uno dei miei talenti. Fare le cose mie, renderle mie e poi presentarle nel mio modo e con il mio stile. Se ho domande? Ma pare di no. Ok, mi lasciate un commento per dirmi se vi è piaciuta, vi è stata utile. Fatemi sentire. Furia è una bellissima cosa. Spero che tu ogni tanto riesca a farla questa cosa, portarla avanti. Mettetevi in testa che qualsiasi cosa fate ci saranno sempre delle difficoltà e quando imparate bene una cosa poi il livello di difficoltà si sposta più in alto a un livello diverso, quindi ci saranno delle nuove difficoltà. Poi dopo superate quelle ci saranno delle difficoltà ancora più alte, però questa si chiama evoluzione, è un percorso, fa parte della vita ed è bella anche per questo. Bene, grazie Helen. Va bene ragazzi, allora io intanto vi ringrazio tantissimo, tantissimo che mi seguite, alcuni di voi veramente con una costanza continua, che è veramente un grandissimo onore, grazie, 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 grazie che mi seguite. Condividete il più possibile questo video anche quando insomma, c'è la registrazione alla fine del video perché Facebook poi lo registrerà e renderà disponibile per chi lo vuole vedere, perché credo che questa diretta sia importante, è importante perché diciamo, il contenuto di questa diretta può essere utile a molte persone che tante volte mi chiedono ma come sviluppo il mio talento, ma io ho questa cosa qua e non vorrei farla, non riesco, oppure mi blocco, oppure non credo in me stesso. Credo che sia utile che le persone inizino a sviluppare il più possibile i loro talenti perché il mondo sarebbe molto migliore se le persone coltivassero i propri talenti, i propri sogni, i propri desideri, le cose che la rendono unica e che solo loro sanno fare bene. È molto importante che più persone riescono a sviluppare queste cose, più il mondo secondo me migliora qualitativamente, perché abbiamo bisogno di qualità attorno a noi, di miglior qualità, perché c'è tanta banalità, tanto schifo attorno e solo il talento riesce a rendere il mondo un posto più bello. Ognuno di noi deve esprimere il proprio talento e aiutare gli altri a coltivare e esprimere il proprio, perché insieme formiamo un aumento di energia collettiva per il pianeta Terra ed è importante questo. È importante tenere alta l'energia, non bassa. È importante ispirare il più possibile le persone, con le nostre azioni, con il nostro modo di essere, con quello che abbiamo da dare e da dire, quello che abbiamo da dare al mondo e quello da dire agli altri, da comunicare, perché comunicare è mettere in comune, appunto, ma bisogna mettere in comune ciò che è meglio di noi, non lo schifo. Grazie per i complimenti a tutti e insomma per i pareri, i commenti, ricordatevi che vi metto il link del libro di Martì Francesco qui sotto nei commenti.
E io vi invito a seguire la mia pagina Jimmy Fascina Ipnologo, mettete un mi piace, condividetela, invitate gli amici, fatela conoscere, che è la pagina di cui mi occupo, diciamo, principalmente di ipnosi come ipnologo. E insomma, fate avere un link di questo video condividendolo a tutti gli amici che possono averne bisogno, parenti, gli amici magari in cerca di lavoro, che hanno perso la strada, che non sanno, insomma, che direzione dare alla propria vita, perché magari chissà, qualcuno vedendo questo video, e credo che mi renderebbe molto contento se vedendo questo video iniziasse a essere ispirato a dare una svolta alla sua vita, iniziare magari a trovare il coraggio di fare un cambiamento, perché ogni volta che una persona nel mondo migliore cambia, il mondo sta guarendo un po' di più, sta migliorando un po' di più, e questo mi ripaga anche di essere stato un'ora e mezza, due, a parlare così, chiaramente in maniera libera, gratuita, per chi vuole seguirmi. Per cui ci tengo, insomma, che questa cosa venga diffusa, perché poi sento che può aiutare molte persone. Infatti ringrazio Monica per lo spunto, perché credo che questa cosa poi sia stata da stimolo per aiutare più persone, anche di quelle che stasera hanno seguito e magari non sono intervenute, che però hanno preso anche forse una cosa da questa diretta per avere magari un miglioramento, un cambiamento nella loro vita. Insomma, la ringrazio tanto per lo stimolo. E ringrazio voi per esserci stato. Però vi dicevo, seguite il mio sito, seguite il mio canale di YouTube, perché c'è, magari iscrivetevi al mio canale, così ci sono i video che, insomma, già ci metto i video ogni volta che li faccio. E fate conoscere il mio lavoro, condividetelo, insomma, parlate di me, delle cose che possono essere utili. Se, insomma, se ci sono dei vostri amici che possono, diciamo, secondo voi ricevere aiuto con l'ipnosi, fiori di Bacco e altre cose che faccio. Io sono Jimmy Fascina, ipnologo, coach professionista, parapsicologo, cartomante. E questa sera vi saluto con un caloroso ciao e grazie per essere stati qui. Buonanotte e alla prossima.